We'll be right back.
Ma salve a tutti, buonasera, ben arrivati. Ops, mi sono dimenticato come al solito. Eccolo qua. Mannaggia, che mi dimentico sempre. Salve Roxy, buonasera Sein, ben arrivate. Come la va ragazze, come state? Ah, mi sono dimenticato di mettere. Ciao Cesare. Ho dimenticato di aggiungere una cosa. Ok. Mi dimentico sempre. Vediamo un pochino se lo trovo facilmente. Vediamo un po'. E apparentemente no. Ok. Provato. A posto. Ah! Facendo un macello. Ok. Stavo facendo un macello. Ok, ci sono. Ciao
Ciao Kuma! Allora, che cosa sono quelli? Che cosa sono quelli? Poi risaltano indietro? E lo sapevo io. Ma svaniscono nel nulla? Ah. Mi sa che mi devo segnare queste cose. Forse. Forse. Ciao Adri! Buonasera, ben arrivato anche a te. Vediamo se mi servono. Oh. No! Oh cavolo! No! Ok. Ho rischiato. Mio. Dovrebbe stare seduto e dice È il verso del ghiottone. Serve. Streamer, streamer. Ciao, Shata. Com'era la pizza? Eh sì, vabbè. No, capito che robetta. Quello sta là, suona, evoca altra gente. Ma ok. Mi sono perso. Cioè, nel senso.
C'è. Allora, qua sopra. No, non penso di avere l'oggetto necessario. Di qua dove si va? Questa è l'ingresso, è una scorciatoia, ok. Da destra io arrivo. Qua dietro non c'è nulla. Ma mi manca l'altro pezzo, Cesare. Potrebbe anche essere proprio un'altra chiave. Allora, questa porta non si apre da qui. Fatemi riprendere la stamina. Ok. Pure un evocatore c'è. Ok. Au. Cioè, credo sia un evocatore. No, non mi è ben chiaro. Che cos'è quello? Cos'è? Oh! Beh, contento lui. Ciao Allu, buonasera, ben arrivato. Beh, contento lui, ragazzi. Ok, qua ce ne sono altri. Sembrano gli stessi. Faccio come bebè. Ah, ecco che fanno. Ok. Wow! Non l'avevo mica vista quella statua. Sono tanti simboli. Chissà se mi serve lo specchio. Ah, questo era il centro della torre. Su Remnant. Devo affrontare questi? Oh, cavolo. Ok, il danno. Il danno. Quella Caio, buonasera.
Ok. Cavolo, tutti e quattro. Ah. Oh. No, gli ultimi due insieme. Chat, gli ultimi due insieme. Ok. Ah, cioè sono lenti, però. Cavolo. Quell'attacco toglie veramente tanto. Cioè mi toglie metà energia con un colpo. Poi è anche ritardato come attacco. Quindi prendere il tempismo è veramente... Ecco. Perché alzano la spada, però attaccano dopo qualche secondo. Beh, niente. Oh oh, mi sa che qua ci rimango secco, ragazzi. Ciao Paroz, buonasera. Ah. Io lo so che se attacco... Secondo, scusate. E rieccomi, scusate. No, lo sapevo. Niente, quello non lo riesco a schivare. Cavolo. Ma è... Il tempismo di quell'attacco è veramente fastidioso. Oh, mannazione. Ok. Sono morto mal sì. Sono morto mal sì. Ok. Thank you.
Non aveva evocato anche il bastardino? No? Mi devo tenere il potere per far gli ultimi due. Ok. Buoni. Ok. Mi sa che non trovava il posto dove ricomparire, eh. Ah, pure? Cioè, fa pure una copia? Oltretutto? Che avete mangiato di buono? Io ancora nulla. Voi, ragazzi? Ciao Fabio, buonasera, ben arrivato. No, Moruz, è da tanti... è dal... mi sa dal... dalla prima partita che ce l'abbiamo. Cioè, dalla prima live che abbiamo fatto. E che cavolo. Questa che si allunga, sì. Almeno credo. Se mi ricordo bene. Dici di no? Ah, cavolo. Sbagliato. Errore mio, errore mio, errore mio, errore mio. Ah, non volevo sprecare il potere e invece ho fatto un errore. Ma dai! Ok, e adesso siamo ritornati alla parte dove ci sono questi due.
Oh. No. Oh. Rischio. Super rischio. Ok. E... No, troppo presto. Ok, mal, con calma. Ah. E a me Gojira che regalo arriva? Voglio un regalo anch'io. Ah, eccolo il pezzo. Questa gemma dalla forma bizzarra è sicuramente stata tagliata in tal modo per qualche motivo. Quindi se io unisco questa con la runa del labirinto 1... La gemma della chiave si inchiastra nella gemma di sostegno e le due pietre si uniscono perfettamente come due tasselli di un puzzle. Ok. Oh cavolo. E vabbè. Dannazione. Ok. Oh. Alcuni di loro effettivamente Sein, se li, cioè se li picchio sul bordo cadono. Ah. No, non lo voglio scoprire, Sein. Mi sono tenuto lontano dai bordi per questo motivo. E checkpoint. No, no, non c'entra nulla con Revenant, Maurus, però... io... mi sta piacendo tantissimo. Non è vero, mi state trollando, ragazzi.
Quindi, questo va spostato. Non capisco. Quello deve andare in alto a sinistra. E può essere raggiunto solo da questo. Apparentemente. O anche no. Quindi, quello non lo può raggiungere, quei due vanno insieme. Perché i pezzi non si girano. Perché quello non ci può andare. Questo non si collega. No, più che altro, ragazzi, non capisco qual è il pezzo che collega questo. Perché non c'è. Nessuno finisce in alto e leggermente spostato a destra. Questo è spostato a sinistra. Questo è spostato a sinistra, nessuno è spostato a destra. Quindi molto probabilmente devo collegarli in maniera da arrivare da altre parti prima. Cioè, nel senso. Così. Oh. Ok. E questo mi porterà sicuramente a vedere un'altra parte. Non so quale e... Ah, cavolo. Cavolo. No! Ah, i decenni di battaglie ti hanno dotato di tendini di granito, permettendoti di assorbire più danni con le parate. Una vita di esperienza ti ha insegnato a infliggere danni profondi, ma soprattutto come evitarli, migliorando la tua difesa in generale.
Senza un'arma in pugno ti senti debole. Gli strumenti di distruzione sono diventati estensioni del tuo corpo, permettendo di infliggere ancora più danni, sì. Ah. Cavolo. Il danno. Ciao Agro. Buonasera, ben arrivato. Come la va Agro? Tutto bene? Oh, adesso la forza costa 2, ragazzi. Costa tutto 2. No! Stupidi 40 anni. Ah. Ok. E come mi ha preso? Ah. Cavolo. E ma dai! E vabbè. È riuscito a farla al volo. No, partiamo da 18. Non è che ti buttavano nel labirinto appena nato. Ma dai, le stavo parando. Ok. Oh. Ciao Gold, com'è la configurazione di questo warframe? È tankoso. Ricordatevi ragazzi che a destra dovreste avere le opzioni per renderlo visibile o meno, quindi magari quando non giochiamo a warframe lo potete nascondere l'addon. Ok. E prova a scappare adesso. Ah.
Ok. E infatti qua c'è un altro pezzo. Infatti, come sospettavo. Quindi, ok, ora lo possiamo raggiungere. Possiamo fare così. Ok. Ops, mi sa che ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato, chat. Perché ci va? Non ne ho uno. Ah sì, ho quello. Forse ci arriva. Perché quello deve essere collegato. Ah no, a questo, è giusto. È giusto. Devo solo invertire questi due. Giusto. Ok. Così, così e così. Vieni. Ah, se li chiudo all'angoletto non si teletrasportano più. Cioè se li spingo sul bordo. No, no, cioè, cadono. Cadono Moruz, come posso cadere io? Bentornato Cesare, che ti sei mangiato di buono? Ok. Dove porta? Ok. Oh.
posso far nulla qua. No! Buona la pasta. Oh cavolo. Ok. No, non esistono, Moruz. Ok. Ah. Cavolo. Tutto due costa oramai. Mi costa tutto due, chat. È troppo costoso. Vai. Non cadere, no, 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 no. Eh sì, Allo. Eh già. Dici bene. Ah. Ok, quando la gemma richiave è inserita nella gemma di sostegno, l'opera d'arte che ne risulta appare finalmente completa sotto ogni aspetto, peso, equilibrio e simmetria. Ciao Prince, buonasera, ben arrivato. Ok. E quindi non ci resta, chat, che arrivare laggiù in fondo. E ce n'è uno solo che ci porta laggiù in fondo, che è questo. Questo qua. Quindi dobbiamo metterci questa curva qua sotto. Ok, poi da qui ci va per forza questo perché stiamo sul bordo. Dopodiché ci va questo, questa curva. Devo far fare tutto il giro, però.
Gli dobbiamo far fare tutto il giro. Ok. Poi ci va questa. Questa. E quell'angolo là, ok. Ok. Oh, rip. Devo spostare. Ok. Perfetto. Questo mi serviva? Vedete che non mi ricordo? Ah sì. Mi serviva. Allora, guarda, Agro, è molto semplice trovare determinati oggetti. Se selezioni un pianeta, in basso a destra di compare l'opzione. Allora, se non vuoi usare la wiki, ovviamente, Agro, ti compare l'opzione di spiega estrattore. Se ci clicchi, ti dà una lista di tutti i materiali che si trovano su quel pianeta. Significa che praticamente su quel pianeta, qualsiasi missione fai, c'è possibilità di trovare quei materiali. Io però di solito uso la wiki. Se me ne servono tanti, se me ne servono pochi, faccio co come ti ho detto. Se me ne servono tanti, però di solito uso la wiki. Anche perché ti consiglia anche le missioni con la percentuale di drop più alta. Ed è molto comoda. Ah, cavolo. Ma ah! Pensavo di non essere riuscito a ucciderlo. Ok. Dai che siamo quasi arrivati. Eccola là. Beh, stiamo a più di metà strada, no?
L'ho visto Muschio. Li ho visti tutti e tre i posti. In verità era un tassello, eccolo là, quello lì, con un teletrasporto che portava nelle rovine quelle che si vedono laggiù. Ciao Vincenzo, buonasera, ben arrivato. Ah, figurati Muschio, nessun problema, ci mancherebbe. Ok. No, mi dispiace, Gold. C'è una statua rotta fluttuante. Non ci avevo mica fatto caso. È l'unica. Oh. No, di qua? Cavolo. Che stradona. Dai che ci siamo! Ok. Buonasera Dedalo, ben arrivato. Questo riporterà indietro, chat. Mi sa 40 precisi. Questo riporta indietro. Ok. Ma perché c'era su Remnant? Cioè, in verità, l'hanno rimesso su Remnant. A me è piaciuto molto. Ciao Cesa, buonasera. Che cavolo. Ma dai! Ok.
Credo, Cesare, perché abbiamo disconnesso il sognatore nella zona opzionale. You have fulfilled the role you were destined to play from birth. You have slain the guardian of the labyrinth, the beast of the other world. Vi ricordate che noi avevamo visto in una zona segreta, avevamo trovato in una zona segreta di un livello la chiave d'accesso per entrare nelle stanze dove c'erano i sognatori nel faro. E uno di questi erano i tre sognatori legati ai tre guardiani. E uno di due non li si uno, vabbè, era già morto, che era il primo boss. Uno non lo siamo riusciti a uccidere, a scollegare, che era il secondo guardiano, mentre un altro siamo riusciti a scollegarlo. E secondo me questo aveva metà energia, perché abbiamo scollegato quello. È fighissima questa cosa. Lesser warriors have watched helpless as their sanity slipped away in the labyrinth's clutches. But you have taken the guardian's life in your hands and crushed it to pieces. No, solo uno non ne sono riuscito a uccidere. Qual era la domanda? Streamer, tu niente Rust? No, cioè, so. Ha scritto lui il gioco. In quel caso non lo potrei fare, Maurus, lo sai? Rust non ha sponsorizzato Valve. Ma no, ma non. A parte che per legge lo devi dire quando fai un contenuto sponsorizzato. Quindi se vi viene il dubbio se qualcuno lo stia facendo sponsorizzato o meno, lo deve dire, lo deve annunciare all'inizio. Ma non è che è un hype Gojira, cioè sono un gruppo di streamer che hanno cercato un gioco da giocare insieme e hanno scelto Rust, tutto qua. Cioè, non. Come io per Warframe, che l'ho ricominciato un mesetto fa. Ti sto dicendo che quando qualcuno fa un contenuto sponsorizzato, Moruz, per contratto e anche per motivi legali, deve dirlo. O lo scrive sul titolo della live, tipo sponsored stream, oppure lo annuncia all'inizio della live. Cioè, legalmente bisogna dirlo. E anche da contratto di Twitch. Te lo chiede esplicitamente. Ma ragazzi, ma ci sono queste cose che succedono come GTA Roleplay o che vi posso dire il periodo Among Us. Cioè, ci sono queste cose, succedono, non è chissà che cosa. È una cosa normale. Non è arrivato l'invito. Che invito, Cesa? Di cosa stiamo parlando? Ma sempre di Rust. Per entrare in quel server di Rust. Ah, no, non. Cioè, poi lo sapete i tipi di giochi che faccio, ragazzi. Quindi. Dai, i gusti li potete anche tranquillamente vedere scrivendo punto esclamativo lista giochi. Quindi lo sapete quali sono i miei gusti.
Una domanda posta dalla chat, Dedalo, sulla quale non potevo glissare. Perché mi rispondi streamer e quindi no, non potevo glissare, perché sennò poi mi dicono che ignoro la chat. Questo era il terzo guardiano Moruz. Niente guerra oggi, di solito dipende dal gioco che faccio, Vincenzo. E certo, il nostro scopo era uccidere il drago, Dedalo. Ho capito, ma io non ho cure. E soprattutto... credo di non aver utilizzato tutti gli oggetti. Credo. Ok. L'abbiamo fatta, è vero Cesare, l'abbiamo fatta in un'oretta. Più che altro pochi enigmi, perché alla fine quello che ci ferma veramente sono gli enigmi. Ah cavolo, troppo presto. Ok. Lo vorrei proprio rigiocare anch'io, Gojira. No, non pensavo fosse un nemico. Sì, sono i nemici di Remnant, ma anche il drago c'è su Remnant. File locali, istruzioni. Tutti gli artefatti sono stati catalogati con data e luogo della scoperta. Informare il capitano Ford in caso di scoperta di nuovi testi, disegni e altre immagini. Assolutamente vietato l'uso di esplosivi. Tutti gli scavi devono essere effettuati a mano. Codice risolto. Ho finalmente scoperto a cosa serviva quella maledetta. Ciao Gojira, buona serata e buon divertimento. L'idea mi è venuta vedendo Ford seduto nel mio ufficio, l'intento a fissare la parete. Ovviamente abbiamo aperto la porta. Quindi c'è una lente che serve per aprire una porta. Il reparto 17 è stato un errore, il dottor Asgard è un pazzo? Abbiamo avuto abbastanza problemi con gli altri tre sognatori.
L'ultima cosa che ci serve è attivarne un quarto. Ci deve essere una ragione se i codici del quarto sognatore non erano presenti nel testo originale. Ho ripetuto le mie obiezioni al comandante Neville, ma sembra aver completa fiducia in Asgard. Spero che abbia ragione, ne va delle nostre vite. Quindi il quarto sognatore sarà il drago. Ci sono ancora due camere dove scavare, ma i progressi sono molto lenti a causa di una serie di microscosse. Finora nessuno è rimasto ferito, ma ho ordinato agli uomini di stare lontani dalle gallerie più profonde fino a quando le scosse non finiranno. Una delle gallerie è crollata, intrappolando sei dei miei uomini. Abbiamo lavorato giorno e notte per estrarli, ma si sentono solo urla provenire dall'altro lato. Sono tutti morti, ho chiuso la porta, bloccando quei poveretti all'interno, ma li sento grattare sulle pareti. Un metro di cemento non sembra essere minimamente sufficiente. Non voglio nemmeno immaginare cosa accadrebbe se quelle cose raggiungessero la superficie. Che Dio ci aiuti. Nota aggiuntiva del capitano Ford. Sono tutti morti, la base è inaccessibile. Non ho idea di cosa sia accaduto, di cosa sia accaduto alla mia squadra. Siamo morti, ne sono certo, ma ora siamo qui, di nuovo al punto d'inizio, ed è sicuramente trascorso almeno un anno. Se qualcuno dovesse trovare questa nota, ci stiamo dirigendo verso la centrale, reparto 13, cercateci là. Sistema centrale offline, errore 88. Gli orologi si sono fermati alle 10.36. No, alle 9.36. Sì. Ho storto. Ok, non sto messo bene. Presumo serva della benzina, chat. Per attivare l'ascensore. Io poi non ho cure. Oh! Cavolo, avete visto che chi c'è? Guardate queste pareti. Ah, qua mi sa che è dove parlavamo della lente. Ok. Ah, c'è anche un arciere. Lo sapevo io. Oh, può colpire il suo amico. Ok, chat, l'unico problema è che io sto andando avanti senza cure. Ah. Ok. Quindi... io non ho una...
Mi serve una lente. Devo trovare una lente, chat. Ma perché c'era scritto la vera esperienza del gioco? E io volevo provare la vera esperienza del gioco, Dedalo. Per questo ho messo eroica. Se mi dice che è la vera esperienza del gioco, io mi fido. Ah! Difficile scambiare questa scatola semplice e funzionale per qualcos'altro. La lente. Senza alcun difetto, come ho progettato Rubino, questa lente è chiaramente stata progettata per guardarvi attraverso. Ok. Ma io alla fine Allo non mi arrabbio mai sui giochi. Cioè, se un gioco mi fa arrabbiare, non lo gioco. Quindi. Eccolo là. Cavolo, me lo dovrei segnare. Ce l'ho. Fogliettino. Allora, quindi è così. 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 E così. Ok. Dovrei. No, stanno parlando di Atlas, Allo. Ma lì non è che. Cioè, lì mi sono arrabbiato perché era un furto. Ok, quindi è questo. Questo. No, non è un gioco, non si può considerare neanche un gioco Halloween. Era solo un furto autorizzato. Questo. E questo. Oh cavolo, c'è non altro. Visto che c'è un arciere. Ah cavolo. Ah, due arcieri ed ecco là la benzina. Ok.
Perfetto. Questo solido contenitore dai lati piatti sembra essere fatto per resistere alla prova del tempo. Qua ci sono tutti i soldati morti. Quindi in teoria potrei tornare indietro, ma di qua dove si va? Cavolo. Non lo so, Cesare. Potrebbe non esserci. Grazie che l'hai ucciso. E level up. Ah. Ok. Ciao Old! E qui quello streamer bello bello da paura che non mangia verdure e che non mette i comandi follow age. Mannaggia. Come la va, Old? Tutto bene? Oh. Oh cavolo. Ah. Perfetto. Eccola. Avevi ragione, Cesare, era vuota. Oh, buono l'hamburger. Che c'era dentro? Dimmi un po'. C'erano le cipolle? Ah, che cos'è? Una scorciatoia? Ah, abbiamo fatto il giro. Ok. Ciao Paolo, buonasera. A me sta piacendo tantissimo, Paolo. Cioè, un pochettino corto, forse. Cioè, no, presumo di essere arrivato alla fine. Presumo. È un Souls-like da dungeon crawler. E... oh cavolo. Con un bel po' di enigmi. Qua c'è di più. Ci rimango secco, ciao. Qua ci rimango secco. Ciao.
Sono praticamente morto. Qua si sale. C'è varietà di armi. Nì. Non sono tantissime, però diciamo che è un gioco un pochino particolare. Diciamo che sono divise più che altro in tre categorie. Qua, quattro. Asce, spade, mazze e lance. Questo è l'ultimo sognatore, chat. Before your first breath grows cold. How could you comprehend the infinite mind of one such as I? How could you understand the plans of a being that has witnessed the rise and fall of civilization after civilization? Your worldstone, your dreamers. You cannot even claim credit for those. They were my words your people followed. My instructions for bridging one world to the next. Now those who opposed my supremacy lie dead. Dead by your hand, little warrior. And my jailers are gone. The only obstacle in my way is you. Vabbè. Ma mannaggia, tanti auguri a me, tanti auguri a me. No, non l'ho letto il panino. Cavolo, me lo son perso. Me lo son perso. Però c'era un'altra parte da esplorare. Ma insomma, com'era questo panino? Era molto buonissimo. Grazie, Old.
L'occhio di bue, bacon, cipolla caramellata. Buonissimo. Bene. Bravo Mal. Bravo Mal. Bei danni. Ma no, merito di morirci con questo. Merito di morirci, chat. Vabbè. Come sprecare una cura. Ok. No, dai, come il formaggio sul pesce? È un pesciaggio. Ok. Quindi di qua dove ci porta? Almeno non sa di pesce. Ma io l'ho mangiato oggi il pesce. Buono. Ah, questa era la porta. Ok. Due hamburger, doppio hamburger. Cioè non è che cambia molto, bisogna sempre fare questi due mob per arrivare al boss. Cavolo, troppo presto. Troppo presto. Ok. Ciao Stefano. Devo prendere bene le tempistiche, ragazzi. Assolutamente. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Quante torte, già. È giallo. Tante torte. No, Moro, sono troppo stretti. Poi mi... Alla fine, da un certo punto di vista, mi fanno comodo, perché mi ricaricano... La... La runa. Ok.
Cosa? No, no, Prince, all'interno del gioco, ogni volta che muori il tuo personaggio invecchia di un anno. Ok. Arcano sempre due costa. Niente. Il mio compleanno è stato poco tempo fa, però, Prince. Cioè, oddio, oramai. È passato un mese. Ah, cavolo, quello è doppio. Cavolo. Cura, cura. Ok. Oh, bastardo! Cavolo, quello doppio. No! Tanti auguri a me! Tanti auguri a me! Ok. Che vi ha fregato quel morso doppio. Quel morso doppio mi ha veramente fregato, chat. Ma dai.
Dannato morso doppio. No, no, non è stato a caso. Me l'aveva fatto altre volte Paroz, ma... cioè, ci metto un po' a imparare i pattern. Ah, dai, l'ho schivato. Ora. Togliti dal centro. Ok, cura. E c'è cane che ce l'ha con qualcuno. No. Ok. Cura. Non vedo. Thanks to your primitive savagery, that link shall be restored. Ma... and with my captors dead, you are rendered the doorway. Thanks to you, the dragon shall be... Quello mi sa che era Asgard.
Carino, carino. Molto carino. Eh sì, Sein. E ecco perché troviamo il drago sulla terra, sul Remnant come possibile boss. Come in Diablo 1, esatto, Moruz. Veramente figo. E guardate, un po' li ho trovati un po' corti gli ultimi due livelli. Cioè, del penultimo, l'unico vero enigma era quello dello spacca 15. Questo erano quattro corridoi in croce. Abbiamo finito il nostro viaggio senza arrivare a 80 anni. Sì, non so a quanto siamo arrivati, 43, 44? Credo Asgard, quello che faceva tutte le ricerche Dedalo. Credo fosse lui. Molto carino ragazzi. Un bel prequel, dai. Ci sta tutto. Non c'entra niente con Remnant. Però, co come concetto, se avessero espanso un pochino gli ultimi due livelli. Perché praticamente. Eh sì, dai. Cioè, sono proprio. E 43 siamo arrivati. Livello 54. Fico, fico. Va bene, ragazzi. Allora. Dato che comunque sia già sono praticamente le quasi le 10, far qualcos'altro adesso non ha molto senso. Domani sera non so se fare un'altra run su This War of Mine, iniziarne un'altra, oppure fare un gioco nuovo. Vogliamo fare un poll? Faccio un poll al volo? Che preferite? Faccio un poll al volo. Facciamo un poll al volo. Ok. Il poll è iniziato. C'è il pollo. Eh no, Dedalo, perché lo devo scegliere tra un po' di giochi. Mi devo rivedere quali ho e quale mi vado a giocare domani sera. Adesso vuoi sapere troppo. Vuoi sapere troppo? E quindi. Però mi è piaciuto. Ci vuole. Ogni tanto ci vuole qualche Souls-like, ragazzi. Ogni tanto qualche Souls-like ci vuole. A proposito di Souls-like, a parte che. Dobbiamo. Prima o poi farla run nuova su Demon Soul.
E in aggiunta dobbiamo ancora fare il finale bello di Hellpoint. Hellpoint ancora non siamo riusciti a fare il finale bello in tutto questo. Poi, non fai una run, ma l'ho giocato col volante, Moritz. Cioè, voi compariva il controller perché il volante è troppo grande. Però, in verità, ho giocato col volante. World of Warcraft. Ci abbiamo provato, Frankly, ma... Cioè, per assurdo, siamo... Il clan è molto più attivo su Warframe. Perché praticamente su Warframe c'è sempre qualcuno, mentre la Gilda su World of Warcraft... Era veramente il deserto. Cioè, dopo un mese di gioco, praticamente stavo da solo. E quindi... Rip. Potresti giocare a For Honor col volante? No, no. Come gioco multi, stiamo facendo Warframe, Paroz. Quindi l'altro gioco per forza single player. Guidi il team, carina! Carina! Mi è piaciuta! Ah beh, bella votazione, ragazzi! Sì, ok, perfetto. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre, io vi auguro di passare una bellissima serata. Noi ci vediamo domani mattina intorno alle 8, io vi lascio in compagnia del buon Cippe, se Twitch mi permette di fare i raid. Grazie ancora a tutti ragazzi e a domani. Ciao ciao!